grazie al laboratorio segreto di Marco che ha appena finito di costruire. Perché infatti grazie a questo laboratorio quello che vuole fare quest'oggi è quello di farmi esplodere completamente la casa. Proprio per questo il nostro obiettivo quest'oggi è quello di rubargli questo laboratorio, portarlo il più lontano possibile e poi farlo esplodere. Però prima di partire vi ricordo di lasciare un bellissimo like e se avete voglia pure di premere il pulsantino bianco qua sotto che non costa nulla. Ma detto questo iniziamo col nostro piano. Bene, allora dopo varie analisi ho deciso di sterminare ogni forma di vita. Infatti là vedete ancora della carne di maiale che non ho raccolto. E oggi voglio portarvi in una mia zona molto 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 segreta, che in realtà Zaxxon ancora non ne ha conoscenza. E sto proprio parlando di un laboratorio segreto dove sto progettando qualcosina. Ma Marco! Marco! Eccolo qua, dimmi! Perché stai andando all'interno della foresta? Dove sei tu? Cos'era quel coso? Dove sei? Eri qua fino a 2 secondi fa. Ah, non ti vedo. Ciao. Oh, ah, cosa sei con l'elitra? Eh sì, non ti ricordi che le ho prese? Ah, sì, a me ancora non me l'hai data. Ma perché a te non le devi andare a prendere nend-end? Vabbè, poi ci andrò da solo. Comunque, cosa vuoi? Nulla, stavo andando a prendere del legno. Ah, del legno, foresta. Sì, sì. Da quando tu prendi del legno? Ma scusami, non posso prendere del legno? Ma non lo prendi quasi mai vicino a casa mia. Ma qua, vai vicino a casa mia e dimmi se trovi del legno. Vai, vai a vedere. Vado. Vediamo. Qua io vedo legno, lo potevi prendere. Okay. No, allora, se c'è il legno, ci sono 2 o 3 alberi. Qui posso tranquillamente prendere e mettermi a farmare il più legno possibile. Sì, ho capito, che mi smantelli tutta la roba bella che ho vicino a casa mia. Ma guarda, se proprio devo parlare, tu mi hai fatto saltare la casa 7000 volte, quindi stai zitto e basta. Punto. C'hai un mega cratere vicino a casa, non ti piace? Ancora. Come mega cratere? Ah, sì, me lo ricordo. Chissà perché. Piace, ma non chissà ti piace. Perché. Chissà ma, perché quel mega cratere. Ma è così bello. Sì, bellissimo. Vabbè, sì, posso sapere che diavolo vuoi adesso? No, vorrei un attimo capire prima cosa dove cavolo sei finito. Ancora, sto sempre farmando del legno. Ma non ti vedo. Io se non ti vedo non mi fido di te. Dio, ma perché? Sono qua nella foresta. Dove sei? Che sei? Sei diventato un albero? Che non ti trovo? Sono davanti alla tua statua bruttissima. Come hai fatto ad arrivare alla mia statua in mezzo secondo? Scusa. Qui, guardami davanti, ovvero che ce l'ho davanti, non dentro la tua stanza. Ah, aspetta. Vai quindi verso di qua. Eccomi, guarda come vola come un uccello. Dove guardalo. Sei? Dove sei? Ah, eccoti, dove eri finito? Non ti trovavo. Ok, che cosa vuoi? Via dalla foresta vicino a casa mia. Vabbè, tanto il legno l'ho preso, me ne posso anche andare. Ma via, non ti voglio più vedere vicino alla mia foresta. Va bene. Ah, Marco, vedi? Basta poco per farti allontanare dalla mia cavolo di casa. Soprattutto dalla foresta vicino a casa mia che è privata. Privata, addirittura. C'è proprio scritto di Zaxxon? Sì, esatto. Basta che vabbè, tanto. Sì, vabbè, tanto io me ne sto andando in caverna. Tu fai quello che devi fare. Vabbè, guarda, io ora tanto quello che devo fare è andare a vedere il mio bellissimo e unico esemplare di uovo di Ender Dragon. Ah, che qualcuno purtroppo mi ha rubato, guarda un po'. Che ti ho rubato? Ti devo ricordare chi l'ha ucciso? Grande. In realtà l'ho ucciso io, ma che stai dicendo? Mo non ti prendere crediti di qualcosa che non hai fatto. Ma guarda, c'è anche il tuo video sul canale, l'ho ucciso io e basta. No, l'ho ucciso io, quindi non lamentiamoci di cose che non sono vere. Sì, tanto io ho la coscienza pulita e so che l'ho ucciso io e tu che mi stai solo trollando. Va bene, l'importante è crederci, ripeto, l'importante è sempre crederci. Guarda che bellino che è, soprattutto qua, in questo posto in cui te non arriverai mai più. Ma sai che me ne frega di quello stupido uovo? Ah, non ti interessa? Ma ormai non più, ormai che l'hai preso tu non ha più valore. Come non ha? Scusa, che vuol dire che le mie mani sono così sporche? Sì, ormai fa schifo. Sì, va bene Marco. Dai Marco, vengo in caverna con te, dai, ho deciso, dai, arrivo. Ma no, ma perché scusa dovresti venire in caverna con me? Perché anch'io ho bisogno di alcuni minerali, quindi sai, no, arrivo con te. Ma non ti conviene, qui non si trova nulla di che, poi io sto cercando delle cose. Dai, ma non ci venire. Ma perché non posso? Dai, passo dal tunnel sotto casa tua, ok? No, dal tunnel sotto casa mia non ci passi proprio, te lo scordi. Guarda, tanto si apre ancora benissimo, guarda come ci passo per bene. Va bene, Zaxxon, tu vieni e poi sono cavoli tuoi, te lo dico, Guarda, io ti sconsiglio di venire. Ma, però non ti vedo a te. Meno male che non mi vedi, guarda. Ma perché? Ma perché non ti voglio? Ma io, allora, sto facendo delle mie cose. Dopo dici che la foresta è privata, bla 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 bla. E io poi tu devi venire qui in caverna a rompermi? Sì. Vedi, che ragionamenti sono? Ma se non ti voglio, non ti voglio. Ma perché tutta sta cattiveria? Bene, allora cambierò io la caverna. Va bene, mi vada, hai cacciato dalla foresta? Queste sono le conseguenze. Va bene, me ne vado. Mamma mia, che cattiveria oggi. Che cattiveria, ragazza. Lo dici a me. Che parla quello che mi caccia dalla foresta perché prende 2 pezzi di legno. Perché non si può far così? E allora lo
lo faccio anch'io, punto. Oh, ma guarda, ma sono uscito dal mega cratere. Oh mio Dio, quanto è grande. Non me lo ricordavo così grande. E finalmente, guarda un po' chi ha trovato l'uraglia. Che diavolo vuoi? Ma sto stupido piccolino, vattene via. Dicevo, ora con l'uranio, ragazzi, posso tranquillamente prendere e andare nella mia base segreta. Diciamo che ancora Zexo non è a conoscenza, e quindi meglio così, fidatevi di me. Boom, 10 pezzettini, andiamo diretti nella base. Ok, bene, quindi da qua sopra posso vedere tutto. E dove sta andando quello? È già la seconda volta che lo vedo andare verso... Vedi perché poi uno si mette sulla difensiva? E dovrò mostrarvi la mia base. Beh, una base molto, molto, molto segreta. E ancora ovviamente Zexion non è a conoscenza di questa base. E immagino che lui starà venendo verso di qua. Si va nella mia foresta, vicino a casa mia. Dove può andare se non qua? Ed eccoci qui, guardate quanto è bella questa base, nessuno potrà mai, e dico mai, accederci. Davvero, questa è una cosa assurda. Guardate qui quante robe super mega ultra OP. Ah, guarda qui. Boom, pronti per creare la bomba. Quindi andiamo a mettere tre pezzettini qui, in questo modo. Ora quello che voglio capire bene è cosa sta combinando Marco là all'interno. Quindi proprio per questo devo andarmi un attimo a prendere due cose nel mio magazzino. Qua dentro non ho neanche chiuso l'uscita, quindi vai un attimo a chiudere il tutto. Quindi fammi un attimo andare a prendere nel mio chest, che dovrei avere qua da qualche parte. Io no chest. Ah, è vero. Beh, mi porto sempre un po' di pozioni di invisibilità d'emergenza, che non si sa mai. Quindi grazie a queste dovrei poter tranquillamente rendermi invisibile, levarmi già tutta l'armatura tranne l'elitra, che devo arrivare fino alla sua base. Ora chiudi qua la mia statua e procedi verso la sua casa lì nascosta. Quindi atterriamo un po' vicini, ma non troppo, quindi tipo qua. Leviamoci l'elitra. Ok, quindi lui sta prendendo del danno e non capisco il perché. Cosa diavolo è quel robo? Protetto pure da due strati di vetro. Ok, quindi entriamo un attimo dentro. Quindi entra, ok. Oh cavolo, ha fatto rumore. Ho sentito dei passi o sbaglio? Ho sentito qualcosa nelle scale. Non vedo nessuno. Vabbè, ora devo andare tranquillamente a prendere altri minerali. Quindi andiamocene via da qui e andiamo a recuperare altre cose che mi servono sempre per creare questa bomba. Ok, quindi stiamo attenti. Io vorrei indagare su che diavolo sta facendo qua dentro. Oh, cavolo, mi sono dimenticato di levarmi questa per sbaglio. Quindi qua c'è sto robo. Chiudi tutto. Cosa diavolo è tutta sta roba? Sembrano tutti i marchingegni nucleari, soprattutto quello lì che mi sa di reattore. E non vorrei che qualcuno qua si stia divertendo con roba radioattiva. Fermo, che quello è radioattivo l'uranio. E difatti qua c'è roba radioattiva. Ma non è che questo qua, zitto zitto, ha nascosto qualcosa? Perché che abbia così poca roba non me la racconta giusta. Quindi fammi un po' indagare. Cosa diavolo? Qua abbiamo dell'uranio in una bottiglia. Perché a meno che non se la voglia bere, ma non credo che lui si voglia bere dell'uranio. Abbiamo due libri. Uno, un manuale di bombe. Delle bombe atomiche. Oh, ok, questa cosa non promette per nulla bene. Qua c'è una ricetta di una nuke da 20. Questa cosa non mi piace. E qua cosa cavolo ha scritto qua? Uranio più lead più più 22 knock. Bomba destinata a casa Zexon. Qua qualcuno vuole bombardarmi. Quindi questa viene via con me. Questo pure viene via con me. E qua richiudi il tutto. Ora richiudi pure qua. E ora vorrei capire che se ne fa di uranio sotto forma di pozione, che non posso bere, meno male. Anche perché non so perché avrei dovuto bere. Vabbè, tanto per ora non è nelle vicinanze, quindi posso anche tornare alla mia forma normale. L'obiettivo l'abbiamo capito. Quindi lo andrei un po' a precedere sul percorso. Quello che farei è, essendo che io non voglio diventare una sottiletta a capodanno, quello che farei è, diciamo, portare via tutta questa attrezzatura. Quindi per far ciò, prima cosa devo capire un po' come è messo lui, cosa sta combinando e vedere un attimo. Marco, dimmi, cosa vuoi? Che stai facendo di bello? Nulla, tu? Nulla? No, io sto un po' modificando alcune cose, sto ristrutturando alcune cose. Ma ascolta, ma ti ricordi per caso se esistono le bombe nucleari su Minecraft? Perché questa domanda? No, perché sai, stavo pensando di creare una bomba atomica. Ah,
buon per te. Che ti devo dire io, scusami? No, no, tu ne sai qualcosa? Io assolutamente no, perché? No, perché sai, magari ne sai qualcosa, mi potevi dare una mano. No, ma ti pare, Zexon? Quindi non conosci proprio nulla riguardo bombe atomiche? No, 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 conosco, ho appena incontrato uno zombie con una gallina sopra, però niente di che. Ah, no, vabbè, pensavo che ne sapessi qualcosa, sai. Tu di solito su queste cose sei esperto. No, non è vero, Zexon, mica sono così esperto. Vabbè, comunque, cosa stai facendo al momento? Ancora? Sto scavando in miniera. Ma sicuro? Cioè, stai cercando qualcosa di specifico? No, sto cercando dei diamanti che mi servono. Va bene, dai, Marco. Allora, senti, ma per caso vuoi che ristruttura anche casa tua, già che ci sono? Ristrutturare casa mia? Ma chi te l'ha chiesto? No. Sì, metterci qualche modifica, no, qualcosa. No, sempre così. Bellino così, mi piace così. Va bene, ma sei sicuro? Oh, ma perché devi sempre dar fastidio? Ho detto no. Ma non sto dando fastidio, anzi, ma che favore. Sì, guarda, ristrutturare casa tua, casa mia, vuol dire farla esplodere, punto. Marco, potrei essermi dimenticato di fare una cosa. Ho uno sniffer, ti interessa? Uno sniffer? Ma dovrei chiedere? Sì, avevo messo... Ma sei impazzito? Avevo messo l'uovo di sniffer vicino all'uovo di Ender Dragon. Peccato che mi sono dimenticato che l'uovo di sniffer si schiude. Quindi ora c'ho uno sniffer nella mia testa. Così. Guarda, sai che lo sniffer lo vorrei? È molto bellino come animale, lo lascio qua a stagionare per bene. Poi magari va bene, è tuo, allora te lo lascio, dai. Vabbè, guarda, in realtà te lo darei volentieri. Non so cosa farmene di uno sniffer. Se me lo vuoi dare, venga a prenderlo, non è un problema. No, al massimo dopo, va bene. Vabbè, allora dai, io torno a ristrutturare, dai. Che ristrutturare? Oh, mica casa mia. No, casa mia, ti pare che vada a ristrutturare casa tua? Va bene. Quello schifo di casa che ti ritrovi. Ma schifo ci farei tu, non la mia casa. Ok, bene ragazzi, quindi ora che abbiamo tutto il necessario per fare quello che dobbiamo fare, ora, prima di tutto, naturalmente, quello che voglio fare è che lui abbia la casa che gli cada tipo in questa direzione, ecco, gli vada tipo lì in un bel cratere in mezzo lì alla foresta, e una volta che cadrà, per meglio dire, in quell'area, da lì inizierà il nostro divertimento, perché lui ci vuole far scoppiare con una bella esplosione. Lo ripagheremo con la stessa moneta. Quindi sì, un attimo, dobbiamo ristrutturare un po' tutta sta casa. E qua mi sa che mi sono dimenticato una roba che dovevo andare a prendere nelle altre shulker box. Ok, preso ciò che mi serviva. Quindi ora devo prima di tutto incollare per benino tutta casa sua. Quindi queste piante non devono più esistere. Dobbiamo ridurla al minimo essenziale. Perfetto. Ora la andiamo a incollare per benino tutta. Quindi così. Sì, perfetto. Però è difficile arrivare là sopra. Così. Quindi da qua andiamo fin là sotto e incolliamo di nuovo il tutto. E ora direi che è perfettamente tutta incollata a casa sua. Quindi teoricamente anche il pavimento dovrebbe essere incollato, giusto? Esatto. In teoria pure questa zona dovrebbe essere totalmente incollata. Almeno lo spero. Per sicurezza andiamola a incollare una seconda volta. Ok, ora è tutta precisamente incollata. Almeno spero. Sì, teoricamente sì. Quindi a questo punto è giunta l'ora di usufruire di questi. Perché ora andremo a fare un micro spostamento giusto per assicurarci che il tutto funzioni. Ma noi teoricamente ora quello che possiamo fare, allineandoci quasi al centro della casa, possiamo andare a creare... Oh, cavolo. Però qua scende di un blocco. Oh, qua abbiamo un piccolo problema tecnico. Vabbè, questa la possiamo anche distruggere, che tanto a chi interessa. Anzi no, in realtà un minimo mi interessa, quindi lascialo un attimo lì. Quindi creiamo un minimo di strada, cioè così più o meno. Tanto in realtà questa zona la possiamo anche lasciare, tranne questa e questa anche. Speriamo che Marco non si accorga di questo mini cratere. Ora ci andiamo a posizionare più o meno qua sotto, direi. Ah, ma scusa, cioè, tanto ma non posso alzare il pavimento. Tanto sì, se ne accorgerà, ma non avrà il tempo di realizzare ciò che sta per accadere, che questa casa sarà già in un altro universo parallelo. Quindi vai a tagliare pure qua. E ora rendi il pavimento bello piatto in questa maniera. Ora qua vai a fare una bella strada bella dritta. Quindi facciamo che qua c'è un mini cratere, ecco, solo qua. E ora da qua quello che voglio fare è creare una mini strada. Quindi far così. Ora la spostiamo di un micro blocco, cioè che tipo da questa posizione si sposta di un indietro. Tanto poi la facciamo tornare alla sua posizione originale. Quindi piazziamo questo. Poi piazziamo una charged rail, che non ho preso giustamente, l'ho lasciata fuori. Mi serve pure il minecart però, ok. In questa posizione poi ci mettiamo il nostro minecart. Accendiamo il tutto ed è arrivato dal lato sbagliato. Ripeto, minecart maledetto, deve andare dal lato che ti dico io. Quindi fammo così, ecco. Ora per forza di cose deve andare. E la casa non si sposta di un millimetro. One
eternity later. Ok, bene, alla fine ho capito qual era il problema. Molto semplicemente non poteva spostare l'ossidiana, giustamente. Quindi ho rimpiazzato tutto temporaneamente con la black concrete, sperando che questo non dia problemi e che Marco non se ne accorga subito. Quindi, detto ciò, andiamo subito a risistemare il tutto qua. Quindi fammo così: qua ci mettiamo una power drill, qua ci mettiamo un binario normale con sopra questo qua che va verso di là. Poi qua continuiamo con altre power drill che devono portare la casa fuori da questo pezzo, ok? E che la dovranno portare verso l'infinito e oltre. Quindi magari oscuriamo un attimo tutta la strada, cioè in modo che non si noti troppo. Quindi ecco, qua già possiamo iniziare a creare una strada più dritta. E l'idea ora è che qua si vada a creare un mega cratere. O anzi, allunghiamo ancora un po' questa strada, la facciamo svoltare verso questo lato. Ora la tiriamo ancora un po' dritta e mi serve alta terra. Quindi continuiamo verso questa direzione. Ora torniamo a piazzare un po' di power drill abbinati ai binari. Quindi farei tutto il primo percorso di power drill in modo che lui non abbia neanche il tempo di realizzare ciò che sta accadendo. Quindi to fin qua di power drill. Però poi non arriva fin là quel segnale, quindi dovrei piazzare tipo la torcia qua. Perfetto. Poi qua andiamo un po' di binari molto tranquilli. Qua riandiamo di power drill. Qua devo sostituire tutto e mi devo prendere altre torce di redstone. Qua ora gli facciamo girare l'angolo tranquillamente. Qua rimettiamo power drill fino a questo punto qua, perché a qua ora lui cadrà nel void più totale. E sì, per questo farò un piccolo trucco di magia, ovvero abracadabra, ed ecco qua noi il nostro cratere. Ora scendiamo nel nostro cratere. Ok, ho i firework e quello che devo fare qua dentro, molto semplicemente, è riempire tutta la zona di TNT. Quindi sì, partiamo con la nostra operazione. Direi che così è più che perfetto. Quindi ora devo solo tornare di nuovo sopra. Quindi firework alla mano, che devo andare a recuperare una roba. Ora devo prendere questo, questo e questo, perché devo andare un attimo di nuovo qua sotto, perché in questo blocco devo andare a creare un piccolo meccanismo di redstone. Qua ovviamente ci piazziamo il minecart, ma non gli diamo un segnale che se parte è finita. Ora piazziamo questo blocco, questo blocco, gli facciamo che riceve il segnale. Qua ci mettiamo una bellissima rail. E ora andiamo a piazzare nel nostro telecomandino, nello slot dello spazio, la rail. Mentre che ora, andando là sotto, andiamo a prendere tipo il blocchettino qua al centro, molto strategico, che non può distruggere in nessun modo. E ci piazziamo esattamente sotto uno di questi che riceve segnale. Ci piazziamo la TNT. E ora qua nello shift ci andiamo a mettere la TNT. E ora richiudiamo il tutto e torniamo di sopra. Ora effettivamente lì si nota che c'è un cratere, ma calcolando che lui arriva più o meno da questa zona, non si dovrebbe accorgere. Perfetto, perché è tutto coperto. Al massimo si nota di un pillar di terra, ma chi se ne frega. Quindi ora è tutto decisamente pronto. Però prima di andarmene dal suo laboratorio e farlo scoppiare come un popcorn, devo prendere una piccola cosa. Beh, voleva farmi saltare in aria la casa? Bene, che anche a lui salta in aria dopo. Però questo poi lo vedremo dopo. Ora aspettiamo che lui torni qua e io mi vado ad appostare sulla mia testa. Oh, Zexon? Sì, che c'è? Più che altro, sai che c'è? Ho sentito il rumore di un'elitra e ti ho visto volare. Ma quali elitra? Sì. Zexon. No, beh, sai, Marco, è che oggi avevo un po' voglia di fare alcune cosette. Ma... Ma che succede, no, Marco? Io guardo, io lo so. Non ti è un po' rimasta. Vai giù anche te. No, l'unico salvati. Cosa fai ancora lì vivo? Vai giù. No. Un mezzo cuore. Ah, ma è dell'acqua. Aspetta. No, Zexon, no, per favore. No. Marco, non sei salito. Sotto? No, io salgo. Ciao, Zexon. Io me ne vado. Marco, sei sicuro di voler salire? Sì, guarda al centro. Guarda al centro. Che diavolo? Centro, guarda no, al centro. No, lo sai fare. Marco, tutto bene? Non proppi. Più o meno, dai. Non capisco perché la tua base si è tagliata a metà. Guarda, li dirò, in tutto ciò sono ancora vivo, quindi a me va bene. Ma perché è pure scomparsa roba? Vabbè, comunque, vabbè, non ha funzionato questo, tanto è... Senti, mi spieghi come hai scoperto tutta la mia zona segreta e tutto il mio piano? Beh, sai, si vedeva da casa mia. Comunque, sai, Marco, una cosa. Tu volevi progettare una bomba atomica per casa mia, no, giusto? No, non è vero. No,
c'era un libro che lo diceva. Ma sai una cosa? Cioè, io ho fatto quello lì non per volerti killare, ma per distrarti. Cosa vuol dire questo? Io ti consiglio di correre a casa tua. No, no, stai fermo. Oh, oh, qualcosa si sta per innescare. Nuke attivata. 10 secondi. Io me ne scappo da casa tua, sinceramente. Zaxxon, stai fermo, sto tornando. È scoppiata. No, è scoppiata. Non è vero. Scoppiata. Non è vero. Oh, oh, bella casa, Marco. Non è vero. Se io vengo lì ed esplosa Zaxxon, davvero inizia a scappare. No, no, bella, bella casa, Marco. No, bella, bellissima arte. Che diavolo hai combinato? Questa è la nuke che volevi usare tu su casa mia, eh. Ah, Beh, lo vado a fare adesso e faccio esplodere la base. Con quelle nuke. Ah, senti, in realtà non volevo farti nulla. Tu l'hai preso male. Basta, era tutto uno scherzo. Ho un regalo per te. Ho un regalo per te. T'ho preso dal tuo laboratorio questa roba. Sì, ma l'ho fatta io. Che cosa ti serve? No, è da bere. Prova a berla. Va bene, dai, ci provo. Vediamo cosa esce fuori. Va bene. Oh, Marco, che hai? Marco, no, niente. Niente, tutto a posto. Ma hai bevuto dell'uragno? No, 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 tutto a posto. Era dell'acqua. Hai appena bevuto dell'uragno? Era della Coca-Cola, Zaxxon, ti sbagli. Della Coca-Cola? Sì, sì. No, perché io l'ho trovata nel tuo laboratorio? No, no, ma tutto a posto, vai tranquillo. Sei sicuro? Sì, sì, tutto a posto. Ho giusto un po' di mal di pancia, ma tutto ok. Un po' di mal di pancia, Marco? Sì, sì, tutto un po' di mal di sì, 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 tutto a posto, vai tranquillo. Non ho di che. Ma sei proprio sicuro? Sì, sicurissimo, al 100%, non ti preoccupare. Marco, ma dove stai andando? Ok, no, no, tutto a posto, dimmi pure, dimmi. No, no, è che ti vedo sempre un po'... No, ma ti pare? No, 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 no. Sei sicuro? Sì, tutto a posto. Un po' di mal di pancia, ora passa. No, Marco? No, mi sei scoppiato davanti. No, 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 vedi male. Vedi male, vedi, vedi male. Vabbè, dai, ti piacciono le redazioni? Soprattutto le bombe atomiche, mi sa che ti piacciono. Zaxxon, ora tu dovrai ricostruirmi tutta la casa. Ci siamo intesi? Sì, Marco, c'è solo un problema, che qua non c'è nulla da costruire. C'è solo un cratere. Tranquillo, Zaxxon, ti sei divertito? Domani ti sveglierai letteralmente con una pozione intera di uranio, tutta quanta dentro di te. Vai tranquillo, Zaxxon, poi vedremo chi riderà, eh.